Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questa mattina girone super lungo perché ci facciamo Lago di Bryce, Passo Stalle e Grossglockner. Per adesso il tempo è così, ma dovrebbe aprirsi, quindi abbiamo preferito partire un po' in anticipo. Infatti sono le 7:53. Partire un po' in anticipo perché di solito nel pomeriggio verso le 4, le 5 inizia sempre a piovere, quindi meglio partire prima. Così speriamo di non prendere pioggia. La strada è lunga perché sono adesso fino al Lago di Bryce, sono un'ora e quasi due ore, e poi ci aspetta l'altro due ore per il Passo Stalle e il Grossglockner, quindi saranno quattro orette di viaggio, mentre al ritorno saranno solo tre ore, perché ovviamente non ripasseremo al Lago di Bryce. E mo vediamo il Passo Stalle se farlo o meno al ritorno, vediamo un attimo. Insomma, intanto arriviamo su, quindi ci vediamo tra poco su delle strade che saranno veramente spettacolari, ragazzi. Ecco il Cibiana, e questo pure, ragazzi, è veramente figo come passo, eh. Guardate che spettacolo sto passo, raga, lo state a vedere? Cioè, guardate che serpentone, e poi tornante. Comunque ieri pure abbiamo preso un po' di acqua al ritorno e con le gomme mi sono trovato sempre bene. L'unico punto in cui ho sentito proprio l'anteriore fare leggermente così è stato ovviamente sulle strisce pedonali, raga, purtroppo le strisce col bagnato sono saponette, c'è poco da fare. Intanto si sta aprendo il cielo. La strada è uno spettacolo, raga, mamma mia. Spettacolo. Come Nostradamus ha predetto, è uscito il sole, ragazzi, e qui abbiamo beccato un grosso gruppo di motociclisti Moto Wad Travel Tours, che però noi abilmente sorpassiamo. Lago di Bryce, siamo arrivati, mancano 8 chilometri. Ticket perché? Questa, non capisco perché, però bisogna pagare ticket.
so capito un cazzo, raga, però vabbè. Queste corsie! Non lo so, non ho capito. Io la prima strada che ho visto è un boccato, che cazzo ne so. Eh sì, ma visto che non ci stava a capo in cazzo pure io. Ah, ecco perché vedevo gli schizzetti sulla visiera. E sto pullman de merda! No, no. Capirai. Due goccette così. Ho visto de peggio. Ok, qua c'è un rettilineo. Così ci togliamo questo pullman del cazzo. Eh sì. Eh sì, infatti sta proprio là. Siamo arrivati finalmente al lago di Bryce, un appunto, portatevi i soldi perché qui le fanno pagare pure l'aria che respirate, 5 euro il parcheggio per la moto, perché ho fatto il bravo, perché se no la mettevo qui, la mettevo, cazzo me ne frega, e manco pagavo. Poi, quanto costa? 50 centesimi ancora. Per andare al bagno, per aprire la porta, se no. Quindi ragazzi, se venite a Bryce, portatevi i soldi perché ve levano pure i soldi per respirare l'aria. E adesso vediamo un attimo com'è questo lago. Però il panorama è molto molto bello, da dirlo questo. Viaggio com'è stato, amore? Stamattina fa freschino, Fa freschino, però le strade, raga, da paura. Strade spettacolari, spettacolari. Mi divertivo da dietro. Ma adesso, per non pagare bagno, ma mica per i 50 centesimi, perché mi frega un cazzo di 50, è proprio per principio, capito? Ho dato 5 euro per parcheggio e manca il custodito. Mi sa che qui costava di meno. Facciamo la colazione. Comunque ora andiamo a fare colazione e poi ci andiamo a vedere il lago di Bryce. Il freschetto si sente, Ma io sto bene. Sento il naso. Io sto bene, sto muy bien. Guardate lassù le montagne coperte dalle nubi, che spettacolo. E ci vediamo tra poco al lago di Bryce, mentre Ilaria approfitta del bagno del bar. Lei si è presa una sacca e io invece di cheesecake vado. Lo mettono bene, Allora questa è la mia. E questa cappuccino è pronto di Ilaria. Qui sono tutti mister. Cappucci, torta sacher e cheese. Comunque il bagno pure al bar costa 50 centesimi se non prendi la consumazione, tra l'altro. Com'è questa sacher? Abbiamo consumato per 20 persone, quindi penso che ce ne abbiamo 3 d'entrata. Ma pure com'è la sacher? Buonissima. Non è come quella che ci abbiamo noi. Cioè praticamente non è tutta marmellata e tutto liquore, ma è proprio altro.
La Sager qui è proprio... Che c'è sta? Il cioccolato che è? È pan di Spagna al cacao, c'è sempre la marmellata, ma la confettura è messa a più strati, più livelli, ma non la senti se scioglie in bocca. No, pure la cheesecake pure è buona, dai. Allora, adesso finiamo di mangiare e andiamo a vedere il lago di Bryce che sta qua dietro. Eccoci al lago di Bryce. Cioè, che spettacolo! Ah, madonna, la buccia di banana da 2 anni ci mette. Divieto di droni. Che volume fa in giro su quel cazzatterone? Guarda con la luce come cambia. Mio Dio. Spettacolare, bello, bello, bello. Ecco anche il sole, finalmente. Noi ci scaldiamo un pochino. Ci stiamo avvicinando al Passo Stalle.